Voilà, tanto che non ci si vede, tantissimo. Allora, come potete vedere sono davanti ad MMS e come non potete vedere ho anche connesso il mio Mini Nova. Così, volevo passare un pochettino di tempo qua, con voi, giusto un piccolo, così, per non fare niente. Sto utilizzando la versione beta di 1.1 di LMS, della 1.1, così era giusto per passare qualche minuto. Chiaramente io connetto il Mini Nova perché voglio utilizzarlo come tastiera MIDI, in quanto sì, sicuramente il Mini Nova c'ha degli effetti fantastici, però ok. Questo era giusto per provare gli effetti fantastici del Mini Nova, come ad esempio la voce robotica. Questi sono due registrazioni insieme praticamente. Oh, tutti gli effetti fantastici. Vabbè. Questo era un Do maggiore! In Do maggiore, improvvisa. È sempre questo. Non è vero che per avere suoni fantastici bisogna per forza avere un Mini Nova. Perché Mini Nova? Sì, TB303 sicuramente, però Mini Nova, ok? Potremmo anche utilizzare altre cose. Per esempio, il fantastico Erasor. Questo qua. Ok, quindi adesso io muto il Mini Nova prendendo il preset che ho chiamato MIDI Ready, che non è questo, è questo, perfetto. Poi collego con MIDI input al Razor e faccio anche una velocity minima. C'è solo un problema, che mentre registro non ho abbastanza memoria da per gestire ed ho messo. C'è troppo clipping. Ok, c'è troppo clipping. Cosa posso fare? Posso fare che aumento la latenza. Ok, pausa di registrazione. Ok, ho cambiato le impostazioni. E non ce la fa comunque. Vabbè, me ne fregate. Un'altra cosa che posso fare è dargli un pochettino più memoria. Un pochettino, praticamente il massimo CPU. Tutta presa da MMS. Gestione finestre. Bandicam, chiaramente.
Boh, spero che la registrazione non venga uno schifo così. Alta. Molto meglio. Insomma, ho appena dimostrato che non c'è bisogno di comprare strumenti incredibili per avere dei suoni fantastici. È semplicemente troppo fantastico utilizzare questo strumento. Ma non solo potete utilizzare gli strumenti che l'MS Joy propone, potete anche... perché che sto facendo? Una pubblicità dell'MMS? È gratuito, non ha bisogno di pubblicità. Facciamo questo. Ok, questo devo disabilitare. Questo devo abilitare. Minova Velocity. Chiaramente qua ci vuole qualcosina in più. Ad esempio qua, gain bassino, ma non che me ne faccia granché. Dunque, semmai posso metterci un pochettino di... Ok, ci sono. Delay. Calfin delay è abbastanza buono. Mirror amount. Come tempo gli diamo i miei bellissimi 160 bpm. Devo aumentare gate e decay al massimo. Prenderà un sacco di memoria, però almeno non si ferma. Ora, se io questo delay lo metto prima della distorsione. Eccolo qua. Dopodiché questo strumento ha anche degli altri effetti incredibili. Però qui ci vuole non di lei. Non di lei. E anche degli effetti fantastici quando va troppo in alto. Insomma, mi diverto. Togliamo il MIDI. Passiamo a qualcos'altro. Ok. Questo qua è uno strumentino che ho già messo in download gratuito. Quindi potresti anche scaricarlo e utilizzarlo. Però è uno strumento molto complicato da utilizzare. Ci ho messo qua Use Cut. Nel senso che adesso questo cut lo connetto al controller. Ok, non hanno ancora fissato il rilevamento automatico. Fantastico. E allora dovrò tenere il mouse. Magari lo connetto come MIDI. Facciamo velocità. Quarto.
Meno quantità. Direi che ne abbiamo abbastanza di suoni incredibili. Passiamo magari a qualcosa di più accettabile, cioè più orecchiabile, ecco. Qualcosa di più orecchiabile. Per esempio questo qua, che si chiama Supernova, è un preset, ma io l'avevo modificato un pochettino. E posso modificarlo ancora. Oh, se vogliamo vederlo per come lo conosciamo veramente. Che è come lo utilizzate in Birth Thunder. Fantastico. Oppure torniamo alla versione originale. Mi sono fermato per evitare che la registrazione si fermasse durante uno di questi fantastici pezzi che sto improvvisando. Ah, c'è una nuova funzionalità di LMMS che fa a caso mio, quinta.
No, c'è. Che altro ho fatto di interessante? Ho fatto. Che altro ho modificato di interessante? Che alla fine io ho fatto poco perché non è che sia esattamente questo musicista elettronico, sai. Magari dovrei. Senti, li elimino direttamente, va? Così. Libero memoria. Si spera. Ah, in tutto questo il tema che vedete sotto qua sono tutte robe mie. Queste poche cosette, queste cose colorate incredibili, non ci fate caso. Allora, Zin, c'è una nuova banca di Zin. Nuove banche di Zin. Questi non li avevo visti. Vediamo cosa mi viene fuori con questi. Certo, questi prendono un pochettino più memoria. Spero di non incappare. Effettivamente sono incappato del problema di prima. Oh, rieccomi. Niente, aprire Zin prende un pochettino di tempo. Sì, il volume è ancora al 70%. No, io lo voglio a 100%. Ok. Sì, ecco. Ci sono un pochettino di problemi di memoria. Vabbè, siamo divertiti molto gli altri studenti, evidentemente non utilizzeremo Zin, in quanto Zin piglia molta memoria e non riesco a registrare. Ok, quindi evitiamo Zin, anche se vorrei veramente provare The Mysterious Bank. Cioè, ci sono un sacco di cose che non ho provato, mamma mia. Sì. Qualcosina di... Fammi indovinare. Credo di aver capito qual era sostanzialmente il problema con la registrazione, cioè con Zin. Non era un problema di Zin, secondo me. È che io poco fa ho eliminato uno strumento che aveva ancora il MIDI acceso, quindi forse l'MS non si è accorto di ciò. Perché ora sembra girare tutto favolosamente dopo aver fatto ripartire l'MS. Questo invece è troppo forte, vedi? Mamma mia, ma perché? Aspetta, devo ridargli più memoria. Priorità alta. Modifica priorità. Magari passiamo un pochettino più alti. Sembra troppo normale questo. Wait, offset remover. Chissà cos'è questo strumentino. Riverbero. Room size più alta. Sicuramente. Meno dry amount, più wet amount. Decay time più alto. Troppo wet amount.
And clip 1 28, clip 2 meno 9. Un po' troppo. Mi sono divertito abbastanza con questo strumento. Mi sono divertito già abbastanza. Cambiamo strumento. Ehi, aspetta, non voglio mica rifare lo stesso errore di prima. Ok. Che altri strumenti c'è? C'è un piano. Un piano elettrico. Magari prima lo connetto. Come al solito questo strumento c'ha un volume enorme. Voglio fare una cosa. Se il programma me lo consente, voglio caricare un pianoforte normale. Ce l'ho sotto Instruments. DA piano qua. No, GUI. GUI, per cui teoricamente. Ci risiamo? Ce la fa? Forse ce la fa? Ce la sta facendo? Non ce la fa mai? Ce la fa! Non ci credo. Mi sta facendo questo favore. Sto usando due strumenti in contemporanea. Io penso che sia il problema che quello è un virtual instrument che quindi carica più lentamente. Se io provo a togliere lui. E infatti è lui il problema, non ci posso fare molto. Niente, devo togliere il pianoforte. Mi dispiace. Sarebbe stato tutto molto più interessante, perché lui da solo non mi sembra molto interessante. E soprattutto se non lo connetto, che interesse c'è?
non saprei come farlo suonare interessante. Allora, il problema è che non suona come un piano, quindi forse dovrei dargli delle sembianze di un piano. Come per esempio questo. Non sembra un piano. No, vabbè, è stato un bel tentativo, ma questo strumento necessita di migliore consapevolezza di ciò che sto facendo. Nescalin, va bene. Non è che si possa fare granché con questo così. Questo è uno strumentino che ho fatto io tempo fa. A me piace utilizzare questo strumento qua. C'ha un sacco di effetti. E chiaramente io sempre provo a suonare senza collegarlo. La risonanza. C'è una fortissima risonanza sul sol. Vabbè, e allora equalizzatore. Thank you.
Passiamo a un semitono sopra. Ma non la stessa cosa, un'altra cosa. Mi sono divertito anche con la mia Nostalgic Guitar, che non è una chitarra, però. Non ho tolto il MIDI. Che è chiaramente figlia di quest'altro suono. Va bene, è il momento di divertirsi un pochettino con l'Audio File Processor. Termino un attimo questa registrazione e passo alla prossima, perché come vedete siamo quasi a, no, siamo a 9 minuti. Verso i 10 minuti stacca, per cui. Ah, dicevamo. Audio file processor. Processor. Dunque, c'era una cosa che ho sperimentato varie volte e che non potevo non mettere. Ok. Non potevo non fare qualcosa di bellissimo anche qua. Come ad esempio. Magari sempre connetto. Passiamo un pochettino più in alto. Non ti arrabbiare. E dai, non fare così, da me. Ok, è un suono che potrebbe sembrare tipo bruttissimo, però. Cioè, è fantastico. Cioè, lo spiego in 2 secondi. Intanto questo snare che sentite, questo qua, l'ho sostanzialmente preso da Magic Music Maker, che è un programma di musica che utilizzavo da più piccolo e che avevo comprato. Sì, lo so, l'ho comprato. Però insomma è servito per la mia crescita musicale, in un certo senso. Trovate ancora musica che ho fatto con quello sul mio canale, verso i primi video, non li guardate. No, perché veramente, cioè avevo 14 anni, non sapevo niente di musica, non li guardate. Viceversa, questo suono l'ho ripreso, posso usarlo in quanto l'ho comprato sostanzialmente, insieme a tutto il programma, e l'ho messo in Audio File Processor. Audio File Processor dalla 1.0 di LMS ha questa nuova grafica e ha delle nuove funzionalità. Ossia il fatto di non avere più inizio, fine e basta, ma avere anche un punto in mezzo
Molto vicino alla fine in questo caso, se muovo la fine vedete subito che il punto in mezzo è molto vicino, la parte più chiara è quella che è stata, il punto in mezzo è la fine. Ovviamente non appena lo muovo cambia la nota, ora vi spiego perché. I pulsantini che vedete al centro a destra, qua, cioè il mouse non lo uso, che sto coprendo, quelli là, servono per fare il loop. Quello sopra che c'ha tipo l'input-output del power, ecco, il simbolo di power, questo qua, serve a spegnere chiaramente la ripetizione. Questo serve a ripetere, questo serve per andare avanti e indietro. Chiaramente se vado avanti e indietro ci metto più tempo, quindi la frequenza è la metà. Viceversa, in questo modo la frequenza è il doppio rispetto all'altro e questo colpo molto veloce crea una nota. O comunque crea un suono, diciamo, uniforme, in quanto sono dei battiti molto velocemente con una certa frequenza molto alta, e questa frequenza molto alta non è altro che la nota, la frequenza del nostro suono. L'inizio, tuttavia, è ancora lasciato normale, per cui l'inizio è il semplice snare, semplicemente spostato di pitch, viceversa, la continuazione sarà appunto questa nota, per cui se io utilizzo una nota bassa e una nota alta, le differenze sono due, la frequenza, ma anche la velocità dell'inizio, che è un pochettino la pecca di tutto questo, cioè io vorrei che la velocità dell'inizio fosse la stessa, ma no? Questo comporterebbe delle operazioni molto più lunghe, molto più faticose per il programma, che quindi non può permettersi di fare. Viceversa, questo è un semplice time stretch, come mettere il disco di vostro nonno come si chiama? Nel grammofono? Grammofono. Insomma, nel coso con il lettore per il disco, sai quelli neri, no? I vinili, ecco i vinili. Mettere i vinili, uno a 45 giri, invece lo metti un pochettino più alto. Tutti i suoni sono sia più acuti sia più veloci. E questo è lo stesso effetto. Quindi, esattamente. Quindi, insomma, e questa è un pochettino la situazione. Mi piace molto. L'ho fatto molto meglio, questa volta mi piace di più. Ah, mi so parlare molto velocemente in questi casi. Ok, passiamo a qualcos'altro. Per esempio, potrei fare una cosa molto bella. Qua sostegno al massimo. Ok, fatto questo, io metto un lussosissimo delay. Allora, state attenti perché no, il delay per il momento non lo metto. Metto la funzione arpeggio all'ottava, 4 ottave. Dovete stare attenti quando Robby Pie, The Robby J, ha queste cose in mano. Molto attenti perché potrebbero uscire cose che non vi aspettate. E questo diventa chiaramente un problema. Ma se invece lo metto tipo alla quinta? Voglio modificare il tempo. Va bene, che altro potrei fare di interessante adesso? No, vabbè, dai, basta. Il video poi diventa troppo lungo. Ok, direi che posso stare. Questo qua lo monto subito e lo carico subito. Bene, ci sentiamo.